lui è un esperto, è italianissimo ovviamente, è russo, è un esperto dei superconduttori, ha lavorato con un premio Nobel per la fisica nel campo dei superconduttori, Abrikosov, come dire? Abrikosov. Però ecco, qui non è che parlerà di superconduttori, ma parlerà di scienza, dell'origine della fisica, della scienza, della fisica, insomma, dove dalla filosofia poi si è andata distaccando, non voglio dire altro perché lo dirà lui ovviamente. E è interessante che lui ha scritto dei libri che me li faceva vedere prima, ecco questo, Le Kaleidoscope de la Physique, che è un libro che è stato insignito di un premio in Francia, lo stesso libro è disponibile in inglese, c'è anche in italiano il magico Kaleidoscope della Fisica, c'è in giapponese se qualcuno è interessato, e poi se qualcuno fosse interessato lui mi spiegava questa cosa molto simpatica, che c'è anche in cinese, e in cinese è molto letto. Sì, quindi ecco, questa cosa quindi ecco, questo sarà il seminario di comunicazione della scienza. Lui andrà sì. a parlare di un aspetto particolare che a lui gli interessa, come dicevo prima, quel discostamento dalla fisica verso la scienza. Prego. Grazie mille, Ermano, per questo introduzione, e volevo ringraziare l'organizzatore di questo evento bellissimo, in posto fantastico. Io spesso sono in Toscana e in Umbria perché la mia moglie c'è la casa qui vicino, confine tra Umbria e Toscana, però Foligno per me è una scoperta. Per me è stata una sorpresa questo invito per festival, perché io sono uno degli organizzatori del Festival delle Scienze a Genova. Spesso veniva a Perugia, poi signora Lungarotti una volta ha organizzato a Torgiano il Museo del Vino, io parlavo di fisica del vino. Ma il mio professione, come tu hai detto giusto, è superconduttore. Allora io ho fatto infiniti relazioni, lezioni di superconduttività. Può darsi questo segno di età, perché quando sei giovane e vedi un integrale ti fa desiderio calcolarlo. Quando arrivi al 50 già il tuo piacere non fare calcolo di integrale, ma subito scrivere risposta, perché ogni idiota può fare integrale, molto più raffinato scrivere risposta senza fare integrale. Uno dei miei collaboratori è una persona unica, è un veramente genio, che ha creato Anatoly Larkin. Nessuno mai vedeva come lui fa calcoli. Però mi ricordo quando noi stavamo scrivendo un libro e io l'ho raccontato che cosa sappiamo di questo un problema, e io ho dedicato tanto tempo per studiare questa equazione, lui è caduto in sonno, dopodiché ha detto: tu hai perso una asimptotica, perché io veramente erano tre, io l'ho scritto due, però lui ha visto terza. Allora questo, diciamo, significa talento e età. Solo età ti fa tornare al passato, e io con piacere ho deciso parlare di filosofia e fisica e cominciare da Achille e la tartaruga di Zenone e arrivare alla fisica moderna. Il mio ciao Roberto, e il mio obiettivo sarà provare a farvi vedere il momento quando la fisica si è separata da filosofia. Perché che cosa è filosofia? Prima di tutto io subito, come in parcheggio tolgono tutta responsabilità di macchina, io voglio togliere tutta mia responsabilità per discorsi di filosofia, perché filosofia è una cosa così complicata, così complessa, che è difficile fare un parere e parere assolutamente ragionevole. In fisica sì, io scrivo una formula, E uguale mc quadrato e niente da fare, basta scrivere corretto. Allora
Io voglio dire che la filosofia è un'arte di logica e eloquenza. In fisica necessariamente presenta l'esperimento, perché la fisica è scienza pratica. Noi vogliamo spiegare come è organizzato il nostro mondo per sfruttare dopo, per motivi pratici. Allora l'esperimento è un criterio assoluto. Noi possiamo costruire qualsiasi piramide logica, eccetera, però se non corrisponde all'esperimento non esiste. Allora, questo sarà il mio obiettivo. E io voglio cominciare da scuola di filosofia di Elia. Ora, quando vai lungo autostrada, puoi leggere: stai in paese meraviglioso. È vero, noi siamo in paese meraviglioso, Italia, e andando a Cilento tu puoi trovare un posto che si chiama Velia o Elia, dove c'era scuola di Parmenide. Allora, in VI secolo prima di Cristo, avanti Cristo, Parmenide con i suoi discepoli, qui, vedete, 2005, io ho fatto questa fotografia, questo anfiteatro dove stava scuola di Parmenide. E Parmenide è stato un filosofo greco antico. Parmenide fu il fondatore della scuola di Elia, dove ebbe vari discepoli, il più importante dei quali fu Zenone. Il metodo usato dagli Eleati era la dimostrazione per assurdo, con cui confutavano le tesi degli avversari, giungendo a dimostrare la verità dell'essere. Parmenide lasciò in filosofia le teorie originali dell'unità e dell'immutabilità dell'essere. Allora, Zenone, per difendere idee del suo maestro, ha creato molto sofisticati paradossi, in greco aporie, tra cui quattro sono resistiti oltre 2000 anni. Vi dirò di più. Uno oggi si è trasformato in effetto quantistico di Zenone. Questo, secondo me, io sarei stato contentissimo se io avessi potuto inventare un'affermazione sbagliata che resisterebbe 100 anni, non 2000. Allora il contributo di Zenone in scienza e cultura umana è indiscutibile. Allora io vorrei con voi discutere, nonostante di questo, discutere questi paradossi dal punto di vista fisico. Questi paradossi sono stati risolti 2000 anni più tardi, dopo l'introduzione del concetto di limite e attraverso la somma di una serie infinita, impiegando le tecniche matematiche sviluppate da Cauchy, Weierstrass, Dedekind e Cantor. Allora, era necessario formulare dopo 2000 anni la fisica moderna, introdurre nozioni di velocità, derivata, limite, creare fisica di Newton basata su Galileo Galilei e tanti titani precedenti per risolvere questa cosa. Allora lui ha superato il suo tempo per 2000 anni. Proviamo. Allora il primo più famoso paradosso del Zenone è paradosso dell'Achille e la tartaruga. Nel questo paradosso Achille è in una corsa con la tartaruga. Achille, eroe di Omer, era famoso per la sua velocità, non solo che era un guerriero, ma anche la sua velocità. Allora Achille consente alla tartaruga un vantaggio di 100 metri, diciamo, per esempio. Se supponiamo che ogni corridore inizia a correre ad una certa velocità costante, uno molto veloce e una molto lenta, poi, dopo certo tempo, Achille ha compiuto i 100 metri, arrivando al punto di partenza della tartaruga. Però, durante questo tempo, la tartaruga ha eseguito una distanza molto più breve, diciamo 10 metri.
Durante il tempo necessario per Achille per coprire questi 10 metri, la tartaruga va avanti per un altro metro e così via. Allora voi potete vedere che questo è un vantaggio. Quando Achille arriva qui, tartaruga si sposta qui. Quando Achille arriva in secondo posto, tartaruga, sempre in questa considerazione che tartaruga sempre è avanti. E nessuno poteva combattere questo discorso. Oggi trovare, io non voglio, ripeto, che c'erano infiniti discorsi, è senza senso continuare a entrare in logica di Zenone. Sapete che cosa è paradigma? Originalmente paradigma, questo un elenco delle leggi come cambiare i verbi, declinazione dei verbi greci. Paradigma in politica sappiamo tutti che cosa significa, ma c'è nozione di paradigma in logica matematica. Paradigma è insieme dei leggi come operare con elementi di insieme. Per esempio, algebra vettoriale. C'è sommatoria dei due vettori in un piano, in spazio bidimensionale. Moltiplicazione per numero, prodotto scalare, estrazione. Basta, 4 leggi. Questo è paradigma. Però questo paradigma è estendibile. Basta aggiungere una dimensione, terza dimensione, e io posso introdurre una nuova regola, prodotto vettoriale. Allora paradigma può essere estesa. Allora per risolvere il paradosso di Zenone basta considerare spazio non unidimensionale, ma duedimensionale. Allora è considerare allora distanza e tempo. Dopodiché io presento così chiamate traiettorie di movimento di Achille e tartaruga. Questo Achille, la distanza dall'inizio con tempo cresce linearmente perché lui si muove con velocità costante. Anche tartaruga fa la stessa cosa e questo è vantaggio, 100 metri. Però tartaruga fa molto più lento. Voi vedete che per forza deve essere un punto di incontro. Possiamo fare calcoli? Sì, possiamo. La soluzione. Io seguo qui Zenone. Questa è una spiegazione banale e voi vedete che per forza Achille sorpassa tartaruga. Però proviamo a seguire la logica di Zenone. Che distanza passerà Achille secondo la logica di Zenone? Primo passo 100 metri, secondo 10, 1, 0, 1, più 0, 1 centimetro, 1 millimetro, eccetera. Per lui il problema non risolubile. Lui dice che tempo per fare tutti questi passi infiniti, come lui sceglie, sarà infinito. Però lui non sa operare con serie infinite, perché sommatorio di serie infinito può essere infinito, ma può essere finito. E questo è tipico esempio di progressione geometrica. Facilmente io posso fare calcolo di questa cosa, saranno 111 metri, 111 metri, 10 centimetri. Questo sommatorio di infiniti passi, allora questo tutto che cosa deve fare Achille? E la sua velocità 10 metri per secondo. Allora io posso dire che tempo è uguale tutta distanza dopo infiniti passi, perché lui corre, passi sono nella nostra testa. Allora tempo sarà distanza diviso velocità, sono 11 secondi e 11 centesimi. Il problema è risolto. Però
per risolvere questo problema, io coinvolto nozione di velocità, nozione di distanza e formula di movimento secondo Galileo. Allora, dopo 2000 anni, facile risolvere il problema, però prima era non risolubile. Secondo paradosso dello stesso tipo, il paradosso della dicotomia. Supponiamo che un ragazzo vuole prendere un autobus fermo. Prima di prenderlo deve fare metà strada. Prima che percorrere metà strada deve fare un quarto della strada. Prima di fare un quarto deve percorrere un ottavo. Prima di un ottavo un sedicesimo. E così via. Questa descrizione richiede di completare un numero infinito di passi che Zenone sostiene essere una cosa impossibile. E per questo lui nega movimento. Tutto deve essere immutabile. Lui vuole sempre dimostrare verità del suo maestro. La conclusione paradossale allora sarebbe che i viaggi su qualunque distanza finita non può né essere completata né iniziata, e così ogni movimento deve essere un'illusione. Di nuovo, risolvere questo problema oggi è facilissimo. Io faccio sommatorio secondo Zenone e vedo che strada sarà fatta, perché sommatorio di tutto risulta in uno. Allora, se in primo paradosso lui divideva il tempo, in secondo lo spazio. Il paradosso della freccia. Il terzo paradosso è quello della freccia, che appare in movimento ma in realtà è immobile. In ogni istante, difatti, essa occuperà solo uno spazio che è pari a quello della sua lunghezza. E poiché il tempo in cui la freccia si muove è fatto di singoli istanti, essa sarà immobile in ognuno di essi. Questo è un po' sofisticato per me. Io voglio farvi vedere conseguenze di questo terzo paradosso di oggi. Perché tutti conoscono ora il nome di Turing, dopo il film, vero? Allora, Turing era un ideologo di computer. In 1936 lui ha scritto un lavoro di macchina ideale di Turing, che finora, quando noi tutti parliamo di computer quantistico, miniaturizzazione, nanoscienza, tutto questo sono chiacchiere. Quello computer, bel Mac, è basato sulla logica di Turing, di Alan Turing di 1936. Allora già 80 anni la stessa logica. E se vuoi avere soldi di contribuenti, devi gridare io farò computer quantistico. Secondo me non sarà fatto mai, però un bel sorgente di soldi. Allora, la logica di computer oggi è logica di Turing. Turing, oltre le macchine ideali di Turing, ha scoperto il paradosso di Turing, che è chiamato l'effetto quantistico di Zenone. Che cosa lui dice? Tutti anche hanno sentito di gatto di Schrödinger, vero? E nessuno sa che cosa è il gatto di Schrödinger. Questa è una cosa bellissima, perché noi entriamo in mondo di meccanica quantistica, il mondo magico. Il mondo non prevedibile è paradossale, è controintuitivo per la nostra esperienza quotidiana. È grandezza dei scienziati che hanno creato meccanica quantistica in primo quarto di XX secolo, che, come diceva Landau, noi siamo riusciti a descrivere fenomeni che mai potremo vedere con i nostri occhi. Allora, che cosa dice Turing? Immaginiamo c'è un sistema quantistico dove c'è una particella che può decadere. Allora,
un nucleo di uranio, per esempio, con certa probabilità, come in bomba atomica, con certa probabilità, da nucleo esce protone. Allora, supponiamo che c'è questo sistema quantistico, vive tranquillo, e noi possiamo anche fare calcolo in quanti secondi decade, se non toccarlo. Però, che cosa dice Turing? Se questo sistema sarà in una situazione in cui una particella instabile, se osservata continuamente, non sarà mai decaduta, allora il fatto che io disturbo il mio sistema quantistico guardando, io non permetto lei vivere in maniera naturale, decadere. Qui entra in gioco il ruolo di misuratore, il ruolo dell'osservatore, perché in meccanica quantistica noi non sappiamo preciso dove c'è particella. Noi possiamo dire che esiste una funzione d'onda che descrive diverse possibilità. In momento quando io chiedo al sistema dove sei, il sistema mi risponde e dice: io stavo di lì, arrivederci. Immaginatevi una tavola di biliardo e mettete palla rossa alle distanze così. Dopodiché viene un uomo cieco e voi chiedete a lui: dove sta la palla rossa? Lui prende palle bianche e comincia a muovere prima, seconda, terza, quindicesima, diciassettesima, e sente suono. E dice: palla rossa sta a distanza 17 diametri da bordo sinistra, giusto o no? Lui dice: palla rossa sta alla distanza 17 diametri dal bordo sinistro. Vero questa affermazione? Falso o vero? Bravo! Bravo Mario! Stava! Non sta! Perché le misure che io faccio distrugge lo stato. Voi potete dire: va benissimo, tu prendi piccoli palline. Allora in questo caso tu sentirai suono, però per attrito tutto non si sposta. Vero, con tavola di biliardo posso fare. In micromondo non posso fare, perché di lì meno di elettrone non c'è niente. Allora io posso misurare elettrone con un fotone, però fotone della stessa razza, voglio dire, tutti sono microparticelle. Allora io più preciso voglio sapere dove sta il mio elettrone, più corte onda deve essere di fotone, e io lo disturbo, cambio impulso e stava. Allora l'effetto di Zenone ha trovato la sua seconda vita, la freccia ha trovato la seconda vita in 1977, quando questi effetti sono stati misurati. Ora io voglio passare a Leucippo e Democrito, che tutti noi sappiamo come ideologi di atomismo, e io voglio sottolineare, allora sarebbe troppo banale raccontarvi degli atomi di Democrito e Leucippo, però io volevo attrarre la vostra attenzione al fatto che Leucippo, parlando di atomi, lui credeva che atomi stanno in movimento caotico formando i vortici. E che cosa interessante, che con atomi noi sappiamo questo tutto. Allora Democrito, Leucippo, poi Daltone, poi Thomson ha trovato elettrone, poi era modello di Gelé, di Padding, poi Rutherford in 1912 ha proposto la somma del planetario, poi Bohr ha eliminato con i suoi postulati, ha eliminato problemi con radiazione, e infine noi oggi crediamo in descrizione probabilistico, quantomeccanistico, e sappiamo tutto di atomo, non ci sono problemi. Però vortici,
voi potete vedere che oggi noi siamo capaci di vedere atomi. Questo è il riciclo di rame e questo è il riciclo di niobio selenio 2. Queste fotografie sono fatte con microscopio basato sull'effetto quantistico del tunneling che permette a noi visualizzare. Allora, non come in microscopio reale che noi vediamo tramite il riflesso di luce, però il tip del microscopio si muove lungo superficie e corrente, bassissimo corrente, dipende fortissimo esponenziale da distanza. Allora dove c'è atomo? Un corrente, dove non c'è altro? E questo ci permette di avere questo quadro che riflette, in certo senso noi vediamo. E questo è il mio maestro, premio Nobel con principessa svedese, dopo ricevere premio Nobel, che ha trovato altra idea, che ha realizzato altre idee di Leucippo. Lui, in 1953, ha trovato quanto tempo ancora ce l'ho? Beh, allora, dal 1911 tanti scienziati cercavano spiegazione di un fenomeno enigmatico che si chiamava superconduttività. Può darsi prossima volta io racconterò di superconduttività, questo è il mio mestiere in cui io sono innamorato. Però io voglio raccontare a voi solo la storia di una scoperta che è stata premiata con premio Nobel, che 46 anni cercavano spiegazione di superconduttività. C'erano tante difficoltà. In 1950 Ginzburg e Landau era maestro di Abrikosov, sempre premio Nobel, hanno scritto equazioni che hanno preso così. Non dico da cielo, però intuitivamente. Hanno scritto queste equazioni che noi diciamo fenomenologici, perché non sono basate su hamiltoniano, su teoria microscopica, però c'era certa logica, e loro con queste equazioni sono riusciti a spiegare tanti segreti di superconduttori. Però di lì c'era un parametro, e questo parametro, essendo piccolo, permetteva bene spiegare proprietà già conosciuti. Esperimenti dicevano che questo parametro è 0,01, 0,02, pochissimo. La loro teoria andava in rotoli quando questo parametro raggiungeva 1 diviso radice di 2. Allora loro hanno detto: questo parametro bisogna prendere esperimento, è piccolo, sicuro che non più di 1 su radice di 2. È nostra teoria, è vera. Abrikosov si è chiesto, lui aveva 26 anni, si è chiesto, e che cosa succederà se parametro più di 1 su radice di 2? E lui ha trovato, assolutamente formalmente, sapendo bene matematica, in così chiamate funzioni teta 3, funzioni speciali di teoria matematica, lui ha trovato che può esistere, perché noi parlavamo di coesistenza, che esistenza di superconduttore in campo magnetico esterno. Ginzburg, Landau, tutti gli esperimenti dicevano che superconduttore, campi deboli espelle, forti entrano e distruggono superconduttività. E questo male, perché noi vogliamo avere superconduttore che resiste ai campi forti. Abrikosov trova una soluzione in stile di Leucippo. Lui dice che no, se i campi sono abbastanza forti, ma non troppo forti, possono entrare in superconduttore in forma dei vortici. E questi vortici formano un reticolo, come reticolo atomico, però l'elemento di questo reticolo non è un atomo che si ripete, ma un vortice. Lui descrive proprietà di questo reticolo vorticiale, vedete, in campi deboli tutto come era prima, qui metallo normale e qui vivono vortici, reticoli vorticiali in stile di Leucippo.
Oggi, quando non vi auguro, ma bisogna andare a fare risonanza magnetica, si fa con questi vortici. Senza questi vortici non esisterebbe risonanza magnetica, perché magnetici necessari per questo devono fornire campo magnetico 1.75 Tesla. E per raffreddare questo con acqua bisogna avere tubi così. E voi avete visto che questo piccolo attrezzo a temperatura di elio liquido, però ciclo chiuso per 5 anni. E questo grazie ai vortici che noi possiamo attribuire anche alle UCIP un po' lontano. Allora, voi vedete questo diagramma di fase di superconduttore. Qui superconduttore espelle campo magnetico. Qui vivono vortici di Abrikosov, reticolo, però vicino a questo confine con stato normale, loro si sciolgono in liquido dei vortici. Allora, oggi noi parliamo non solo di reticoli dei vortici, ci sono liquidi vorticosi. Liquidi vorticosi, c'è gas dei vortici e ci sono stranissimi stati vorticosi. Va bene, e qui voi potete vedere, questo ho fatto io qualche tempo fa, come si nasce questo reticolo, come si forma quando noi avviciniamo questo punto a temperatura zero da parte di metallo normale. Si formano in forma di cluster e quando arriviamo a questa linea si forma unico cluster che sarà reticolo di Abrikosov. Va bene, io volevo... Io ancora, diciamo, se mi permetto, 15 minuti. Allora, sì, va non c'è un'altra conferenza. Va bene, sì, mi hanno detto preciso 35 minuti. Allora, va bene, allora passiamo ad Aristotele. Sinceramente non è il mio eroe. Ha fatto tanto però dell'altezza di uccello, di un'aquila, non entrando in dettagli. E questo, allora, per esempio, il movimento, secondo Aristotele, quando la forza si ferma, il corpo si ferma. Oggi noi sappiamo che questo è sbagliato. Contro esempio, palla di cannone. Secondo Aristotele dovrebbe essere così. Secondo Newton è così. E noi sappiamo che è così. Organizzazione dell'universo geocentrico, centro della Terra e centro dell'universo, le sfere concentriche iniziano con la sfera lunare, rappresentano movimenti planetari. Le stelle si trovano sulla sfera più esterna. Questo era universo secondo Aristotele. Allora ci sono queste sfere celeste e dei, secondo Aristotele, o dopo angeli, muovono queste sfere per fare muoversi i pianeti, perché già in quei tempi si osservavano traiettorie strane. Tolomeo. Le teorie geocentriche di Tolomeo basavano sugli stessi principi di Aristotele. Però, che cosa ha fatto Galileo? Galileo era astronomo bravissimo e lui faceva osservazioni. Lui era persona concreta. Lui non bastava solo esprimere idee generici. Lui voleva, accettando modello di Aristotele, lui voleva spiegare i risultati dei suoi esperimenti. Ma traiettorie dei pianeti osservati con astrolabe erano sofisticatissime. Che cosa lui fa? Tolomeo, sulla base delle teorie geocentriche, è riuscito ad aggiungere ad un sofisticato modello matematico che ha predetto con sorprendente precisione i movimenti e le posizioni dei pianeti. Il modello geocentrico del sistema solare ha prevalso per circa 14 secoli. Vediamo. Guardate. Allora, io ce l'ho sfere celeste.
e io presento il movimento delle planete come risultato di movimento di 5 sfere. Voi potete vedere che complessità di traiettorie io riesco a spiegare come sommatoria di queste rotazioni. Ah? Allora, parliamo un po' di serie di Fourier e serie di Taylor. Allora, io non pretendo che qui sono matematici, però ognuno sa che il punto in spazio tridimensionale può essere presentato con tre numeri, coordinate x, y, z, giusto? Però se io prendo un sistema dei coordinati, saranno x, y, z. Sarà 1, 2, 3. Però se io prendo altri sistemi dei coordinati, per lo stesso punto, x, y e z saranno diversi. Allora, possibile avere multiplo presentazione, e queste presentazioni saranno sempre tre numeri, però i numeri saranno diversi, giusto? Questo per un punto. Però io voglio spiegare non un punto, io voglio spiegare traiettoria delle planete. Allora, traiettoria è una funzione. Se i punti vivono in spazio di euclidiano, per noi tridimensionale, o cinque, non è importante, per noi tridimensionale, c'è solo spazio anche per funzioni. Questo spazio si chiama spazio di Hilbert, dove vivono buone funzioni. Ci sono diversi spazi, però funzioni che non si interrompono, lisci, vivono in spazio di Hilbert. E in spazio di Hilbert c'è questo sistema coordinati e questo. E tanti altri. Chi sono questi sistemi dei coordinati? Per esempio segni. Seno x, seno 2x, seno 3x, seno 5x, seno 171x, eccetera. C'è il sistema dei polinomi. 1, x, x quadrato, x cubo, eccetera, eccetera. E ci sono diversi, tantissimi altri. Funzioni, qualsiasi funzione, può essere proiettata su suo sistema dei funzioni. Può essere presentata come sommatoria dei segni e cosegni, o può essere presentata come sommatoria dei polinomi o altre cose. Per esempio qui voi vedete che seno, questo seno, qui voi vedete diversi segni di diverse frequenze, e io posso presentare tutto questo, allora funziona molto complicata, può essere presentata come sommatoria di diversi segni. Guardate. Vedete? Allora voi vedete che più altra cosa, io posso presentare tutto in serie di Taylor, presentare come sommatoria dei polinomi. E voi vedete che seno io posso presentare come sommatoria di diverse parabole. Allora, dove c'è lo segreto? Il segreto. Scegliere bene il sistema su cui io faccio espansione. Il Tolomeo ha detto che io presento traiettorie dei miei pianeti come sommatorio di rotazioni su sfere celeste. Con la sua precisione di osservazione bastavano 5 sfere. Però per Copernico, per Tycho Brahe, con quale hanno aumentato tantissimo le precisioni dei loro osservazioni, era possibile spiegare in la stessa maniera come ha fatto Tolomeo. Però
era necessario coinvolgere 13 sfere celesti, non 5. E che cosa questo significa? Qualcosa non va in inizio, che tu scegli un sistema, io vi ho fatto vedere che qualsiasi funzione può essere presentata in qualsiasi sistema dei coordinati in spazio Euler, però bisogna pagare prezzo, numero dei componenti che voi scegliete. Bisogna prendere seno di 171x o no? O basta seno di 5x? Se approssimazione iniziale è buono, vi bastano 2, 3, 5 armoniche. Se sbagliato, lavorate e lavorate. Allora, non che Niccolò Copernico era così litigioso che non voleva accettare sistema geocentrico, non funzionava. Per questo lui ha fatto muoversi la terra e stare inquieta soli. Si può dire che Copernico ha fermato il sole e ha costretto la terra a muoversi. Ricordiamo che ci muoviamo con la terra con enorme velocità, ma non ci accorgiamo di questo. Va bene, questo non è molto importante. Giovanni Kepler, quando lui è nato, era giovane, aveva buone intenzioni. Lui prendeva idee di Copernico, che il sistema è eliocentrico, però lui credeva in bellezza del mondo, credeva in solidi di Platone. E che cosa lui voleva fare? Lui voleva trovare armonia delle sfere celesti. Lui cercava distanza. Il suo sogno era usare sfere celesti di Aristotele e trovare, fare muoversi planeti su queste sfere, però trovare distanza tra diametri di queste sfere, basando su idea che ogni prima sfera è inserted, iscritta, sì, allora in prima sfera è iscritto, mi sembra, dodecaedro, non mi ricordo, allora lui aveva sua logica, allora lui basava su bella cifra 5, però sfere erano 6. E lui ha deciso che 5 solidi ideali di Platone devono simultaneamente essere una sfera, deve essere coprire, essere iscritta in solido platoniano e seconda viceversa. E così lui ha sistemato tutto il mondo. Vedete? Questa ultima cena di Dalì. Vedete? Dodecaedro. Dodecaedro, secondo Platone, dovrebbe simbolizzare tutto l'universo. Allora, facendo tutto... Allora, Kepler non aveva la vita felice. Prima di tutto lui, il risultato del suo lavoro onesto, lui ha creato telescopio, lui ha migliorato precisione delle misure astronomiche, eccetera. Il risultato, lui è arrivato ai 3 leggi che hanno negato sue idee giovanili. Prima di tutto, lui ha trovato che non che il Sole sta in centro dell'universo, no, le orbite dei pianeti sono ellissi, con il Sole che occupa uno dei fuochi dell'ellisse. Allora già questa simmetria platoniana è rotta. Secondo, la linea che congiunge il pianeta al Sole spazza aree uguali in tempi uguali come il pianeta viaggia intorno dell'ellisse. E terzo, il rapporto dei quadrati dei periodi di rivoluzione per due pianeti è uguale al rapporto dei cubi dei loro semiasse maggiore. Queste sono 3 leggi che lui ha estratto
da risultati di Tycho Brahe e sue osservazioni. E come voi vedete, non hanno niente comune con Aristotele. Galileo Galilei, penso in questa aula non devo pubblicizzare, sappiamo tutto che Galileo ha accettato l'elicentrismo di Galileo e il suo copernicanesimo sono stati controversi all'opinione della maggioranza dei scienziati e chiesa basato sul geocentrismo. Infine i suoi idee sono stati studiate dall'Inquisizione romana nel 1615. Fu processato dall'Inquisizione, trovato sospetto di eresia, costretto a ritrattare e ha trascorso il resto della sua vita qui non lontano agli arresti domiciliari. E finalmente Newton. Per finire questo, siamo arrivati già a fisica moderna. Newton ha formulato sue leggi, di nuovo io non voglio entrare in tutti i dettagli, però Newton, che cosa ha fatto Newton? Lui ha formulato la sua teoria universale di gravità, gravitazionale, e leggi, perché Kepler ha scritto le sue leggi sul risultato di analisi dei dati, lo ha trovato questo empiricamente, però leggi di Kepler seguono automaticamente da teorie gravitazionali di Newton. E bellezza che leggi di Newton gestiscono in maniera uguale movimento celeste dei pianeti e la caduta della mela nella stessa maniera. Grazie per la vostra attenzione. Abbiamo delle domande per Andrei. Qualche paradosso di adesso che possiamo sul quale possiamo giocare? Il paradosso oggi sono più in organizzazione di scienza, non in scienza, tu sai benissimo. No, paradosso, io posso dire che mi sento già un po' vecchio, allora vedi, io ho cominciato a interessarmi in fisica 50 anni fa, quando avevo 10-12 anni, e mezzo secolo è tanto, allora non che paradosso, che io tutta la mia vita ero interessato in superconduttività, e superconduttività veramente era un fenomeno bellissimo. Io racconto del mio, tu conosci tu in fisica di alte energie, però il problema è che noi sempre promettiamo e poi non possiamo tenere le nostre promesse, perché dicevamo, sì, bisogna capire dove è il sodo di superconduttività. Dopo 46 anni abbiamo capito, però non siamo riusciti a dare la ricetta ad ingegneri, metallurgi, che cosa prendere e aggiungere come alchimici per avere superconduttore, per non avere macchine con motore di benzina, avere solo macchine elettriche, perché questo è uno dei vantaggi di superconduttività. Poi abbiamo lavorato, niente. In 1986, è stata scritta superconduttività ad alta temperatura critica. Che cosa significa alta? Alta significa per noi avere temperatura di ambiente e anche un po' di più per usare superconduttori come riservatori, come serbatoi di energia, tutto. E purtroppo anche questi superconduttori che lavoravano a temperatura di non elio liquido che costa, a azoto liquido che costa molto di meno, però non sono molto tecnologici. Meno 80. Meno 77, allora temperatura diciamo standard di oggi è 93, questo itrio, o anche 120, questo bisco, così chiamati. Esistono 125, esistono 165, però
sono velenosi, dicono che voi usate questo per nuovo collider. Io ho sentito questa storia, nuovo collider, che ora in Svizzera ci sono programmi creare nuovo collider con raggio 100 km, non 27. Poi ora c'è tanto rumore che hanno scoperto superconduttività a temperatura 204 gradi, allora superconduttività dei pinguini, perché il record in Antartide è meno 91 grado centigrado, meno 91 in scala di Kelvin, questo sarà 180 e questo 204, allora i pinguini possono usare già questi superconduttori, però vedi, bisogna avere anche pressione gigantesco. Allora purtroppo noi abbiamo nostri problemi professionali e già 100 anni freghiamo il pubblico, non riusciamo, però almeno bella scienza. Altri premio Nobel di 2010 è stato dato per grafene, io già 6 anni sento i prospettivi fantastici di grafene, però non ho visto ancora niente realizzato. Allora non lo so, paradossi oggi non sono paradossi, sono... Beh, diciamo, nella fisica delle altre energie che hai nominato c'è stata la scoperta del bosone di Higgs, diciamo, sì. È stata una lunga attesa. No, ora c'è qui, sì, ma c'è anche, secondo me, io sono stato orgoglioso che sono fisico qualche mese fa quando a Tor Vergata hanno fatto questo seminario di rilevazione dei onde gravitazionali. Questo io sono stato veramente orgoglioso che io faccio questo mestiere. Sì, ma i dettagli, il diavolo sempre sta in dettagli. Come hanno fatto? Devo dire che io ho aperto la bocca, è fantastico, proprio fantastico. Allora ancora ci sono speranze per giovani. Va bene. Volevo cercare di fare un ragionamento, per cui io mi occupo di biologia, faccio ricerca, diciamo, sulla cellula. E dal ragionamento che ci faceva lei, ad esempio il discorso delle sfere, sì. Perché è vincente l'idea dell'eliocentrismo? Perché è la soluzione più semplice. Più adatta. Beh, più adatta, teoricamente, voglio dire, poteva andare bene anche le 13 sfere, sì. Solo che tra le 13 e una è sì. Molto meglio giusto. Una che le 13. Esatto, no? Esatto. E diciamo che la fisica, in qualche modo, propone che la soluzione più diretta è quella, diciamo, più vera. Bellezza. La scienza deve essere bella. Deve essere bellezza interna. Però e allora tendenzialmente anche noi cerchiamo di applicare questa idea, mentre mi pare che in biologia non sempre la strada più semplice, quella che noi ci immaginiamo facendo le nostre ipotesi, sia poi quella vera. Cioè mi pare che il paradigma del fisico possa essere andiamo verso il più semplice possibile, se possiamo dire semplici le cose di cui... Sì. Mentre forse nella biologia questa cosa ancora o ci sfugge oppure non è proprio vera come paradigma, non so se sono riuscito. Sì, io capisco benissimo, è un'osservazione molto bella e profonda, grazie per questa cosa, per questa osservazione, questa non è domanda. Io direi che la fisica è una scienza molto semplice, perché il modus operandi del fisico è che noi dobbiamo guardare un fenomeno e poi creare un modello di questo fenomeno. Importante, come diceva Hegel, quando noi laviamo il bambino e dopodiché buttiamo l'acqua sporca, bisogna essere attento per non buttare insieme con acqua il bambino. Allora questa è l'unica cosa che noi dobbiamo formulare, semplificare il modello al massimo possibile, però non buttare il fenomeno. E dopodiché possiamo migliorare. Biologia è una cosa molto più sofisticata di fisica, molto più difficile
molto più difficile formalizzarla. Voi avete rapporti con oggetti molto, molto più sofisticati. Però io, diciamo, ora, prima di questo discorso, io avevo piacere fare cura scientifica di un libro di Frank Wilczek che si chiama Beautiful Question, traduzione in russo, e essendo editore scientifico, io, noblesse oblige, dovevo leggere questo libro molto attento. Il libro è bellissimo e ora, preparando questo discorso, io ho usato idee di Frank Wilczek di sviluppo della scienza.